Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Lo sguardo ferito, di qui alla fine a un passo. Sul tuo sguardo ferito. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite Matteo Becucci. La prima domanda più spontanea che viene da fare: se dovessi descrivere oggi chi è Matteo, ma soprattutto inserire un personaggio Matteo in una tua canzone, come lo descriveresti e come lo inseriresti? Miseria, che domanda difficile, cioè, voglio dire, ma no, non lo so, non... Vabbè, allora, in una mia canzone io ho scritto ultimamente una canzone che sarà appunto nell'album il protagonista, e io ovviamente in tante mie canzoni sono io il protagonista, appunto, quindi lo inserirei come protagonista. E invece come lo descrivi oggi chi è Matteo? Ah, non lo so, non saprei dire come lo descrivo. È una persona che cerca di fare delle cose belle che lo divertono. Io a questo punto partirei subito per chiederti dell'ultimo singolo. L'amore è un eterno cammino. Questo cammino c'è un punto di arrivo oppure è sempre comunque un cammino continuo? Beh, come la vita è un cammino continuo, assolutamente. Cioè, essendo la vita stessa un cammino continuo e una continua evoluzione, sicuramente, per estensione, nel senso, i rapporti, ma non solo l'amore, anche nel senso altri rapporti di amicizia e così via, la relazione con il mio cane, nel senso, è sempre un susseguirsi di momenti, no? Da cosa trae l'ispirazione? In questo caso il brano, un po' il titolo lo dice tutto, qual è la base dell'ispirazione, ma mente come nasce questa ispirazione, da cosa, poi arrivare a questo prodotto finale, anche perché è chitarra e poi non è neanche batteria, hai un altro tipo di batteria. Il cajón. Allora, il cajón, che è questa percussione spagnola, è appunto, che è contemporaneamente una seduta, è una percussione. La decisione di produrre il cammino dell'amore in quella maniera è dovuta proprio al fatto, all'idea di voler comunicare la musica da portare in giro in maniera agile, snella, ma anche acustica, cioè il non utilizzo di elettronica. E io, per farti capire meglio il concetto che sto portando avanti in questo momento, faccio dei live in club, che li ho chiamati il salottino di Matteo Becucci. Io faccio sentire le mie canzoni e canzoni di altri, dove mi diverto anche, ma non solo mi diverto a fare, come se le persone venissero nel mio salotto e io gliele faccio sentire così. Ovviamente nei club, nei locali, uso l'impianto di microfonazione e tutto il resto, però come se venissero qui, è come in un certo senso fosse un concerto fatto a casa mia, per E pochi intimi. abbiamo visto un videoclip dove sei in studio, ma in realtà questo personaggio femminile che cammina nel deserto, per poi come nasce questa idea di questo personaggio che in realtà prima una strada lunga, ma poi si ritrova in questo deserto che sembra una spiaggia enorme dove il mare non arriva mai. Oddio, questa lettura direi vagamente pessimistica. Non è una ricerca del mare, è il cammino, sono le tracce che deve lasciare la nostra esperienza, il nostro vissuto. Cioè, il deserto è, sotto questo punto di vista, cioè, non pensiamo all'aridità del deserto, al fatto che non ci sono piante, è come se fosse una tavola da scrivere, no? Nella realizzazione dei tuoi testi nascono prima le parole, nasce prima un riff, un beat, oppure accidentalmente nascono insieme?
Allora, questo è l'uovo e la gallina. Questo è esattamente l'uovo e la gallina perché secondo me io ho cominciato a scrivere che avevo 16, cioè da bambino, proprio bambino, bambino scrivevo poesie. E da quando ho cominciato a scrivere, generalmente scrivevo sempre prima il ritornello e le cose generalmente mi nascono sempre prima del ritornello perché lì si trovano dei riff, dei ganci, no? Tecnicamente parlando. Però secondo me con l'allenamento poi arriva tutto insieme. È proprio come se fosse diciamo, la mia parte creativa, una volta che arriva un'ispirazione, come è stata quella di questo cammino, diciamo, cioè del fatto del mettere da una parte il raccontare un rapporto fra due persone che è un cammino e poi il discorso di mettere al centro del cammino il dialogo, ovviamente, che alla fine è il legame che c'è fra due persone che va curato. Ecco, questo è un po' il discorso. Una volta dicevo che la mia parte creativa si mette in moto perché c'è un'ispirazione, poi tutto va, mi vengono in mente parole, suoni, riff, accordi, e tutto il resto. Non c'è più un ordine. È come se ci fosse un'officina lì pronta che nel momento in cui c'è il suono che si comincia a lavorare, tutto si organizza e si mette in moto per. Nella realizzazione dei tuoi testi preferisci essere un po' più longevo nel discorso oppure un po' più sintetico come nell'inglese dove le parole sono, non diciamo pesate, però sembrano un po' più sintetiche nel discorso. Vabbè, le parole in inglese sono sintetiche per Per natura. natura. Su una parola, generalmente su ogni parola inglese sta una nota. Infatti negli anni Ottanta si scriveva molto con come si chiamano? Oddio, come si dice quando una parola ha l'accento tonico sull'ultima sillaba, non me lo ricordo più. Rima Tronche, anda. tronche, le Ok. tronche. Sì. Infatti io ho una canzone mia che si chiama Fammi dormire, dove il ritornello è esattamente fatto in questa parte, è fatto in questa maniera. In inglese è più facile da quel punto di vista. In italiano è più difficile, ma è più interessante, secondo me. Visto che abbiamo il pianoforte lì accanto, se dovessi partire con un accordo, una tua canzone, o ti viene in mente con quale accordo partiresti e perché secondo te con quell'accordo, in quel momento? No, non si parte. Difficilmente, io personalmente difficilmente parto da un accordo, casomai da una sequenza di accordi. Cioè, il famoso giro armonico, per dire il giro armonico di, ora ritorno lì, ma non voglio tornare lì, che ne so, del cammino dell'amor. È abbastanza un classico delle canzoni, che ne so, delle canzoni latine, che ne so, ricorda magari Please Don't Let Me Be Misunderstood, ricorda Ride Like the Wind, ricorda, come si chiama, Love Song dei Cure, che poi ha rifatto anche Adele. Whenever I... No, non è così, aspetta. Oddio, oddio, no, questa l'ho sbagliata. Ecco, sto facendo una bella figura perché non mi ricordo il secondo accordo di quel pezzo di Adele. Sembrava partisse dalla minore. E invece no, è questo. Whenever I'm alone with you. Cioè, la minore sol fa mi maggiore. Questo è un po'. E questo è lo stesso, lo sguardo ferito, e qui alla fine è un passo. Ok?
cioè la canzone, anzi questo io qui ho fatto una variazione perché non ci metto il sol ma ci metto il re minore, lo sguardo ferito, di qui alla fine è un passo, sul tuo sguardo ferito io non avrei scommesso, però alla fine si va sempre in quella direzione, c'è cioè una discesa di bassi, ok? Ok, Hai è sempre un po'. Dimmi. vissuto il mondo televisivo con X Factor, no? Sì. Hai vinto, hai partecipato anche a tale quale l'altra Show. trasmissione, tale quale show. E cosa ti ha lasciato e che cosa è cambiato dal 2009 ad oggi? Come sei cambiato artisticamente? Soprattutto come sei cresciuto poi? Perché sai, a volte i talent danno qualcosa, a volte tolgono qualcosa. Invece tu, nel tempo, come sei cresciuto poi nel tuo modo di vivere e soprattutto nel modo di lavorare artisticamente? Allora, io sono arrivato vecchiarello a X Factor, ero il più vecchio, forse sono il più anziano vincitore di un X Factor nel mondo, forse. Ho vinto X Factor a 39 anni. Facevo già musica da tanto tempo, ho cominciato a 20 anni facendo il corista a Sergio Caputo, facendo tante altre cose, facendo tre dischi autoprodotti, avendo un contratto già discografico. Poi sono arrivato a X Factor a fare i provini, avendo già compiuto 38 anni perché era il novembre del 2008, e quindi sono andato dentro X Factor, diciamo già formato musicalmente. Quindi quello è stato in un certo senso il premio anche di 18 anni di gavetta fatta a livello serio, dove secondo me c'è stata. Come si può dire, una graduale crescita che cozzava forse col mio carattere che non ha mai voluto rinunciare a nulla, perché io ho veramente fatto musica con chiunque senza mai pensare, fra virgolette, a costruirmi una sorta di personaggio Matteo Becucci, cioè perché facevo soul, facevo rock, facevo musica popolare, facevo jazz, mi piaceva. Sono uno che si annoia facilmente, ecco. Quello che mi ha dato in più tale e quale, e di cui veramente sono grato, è l'alleggerimento, è il pensare di poter anche fare intrattenimento con la propria musica. Da quando ho cominciato a lavorare con tale e quale, il mio modo di fare musica dal vivo è cambiata. Prima ero molto più pesante. E secondo me mi davo anche troppa importanza da un certo punto di vista. Alla fine poi il valore, la tua cifra stilistica e la tua arte la devi trasmettere con quello che scrivi. Poi dal vivo ti devi divertire e devi fare anche divertire, perché se fai divertire poi magari fai anche piangere. Se fai piangere e basta, dopo un quarto d'ora tu parli. Ok? E per dire, io nel senso a tale quale mi sono scoperto anche imitatore, cosa che da bambino io facevo, ma me l'ero dimenticato. Io ho partecipato a tale e quale per 2 anni, più un'altra ospitata per una puntata speciale per Natale, e poi, siccome nel frattempo mi sono anche appassionato a didattica vocale, appunto, poi la trasmissione Carlo Conti, nello specifico, mi ha chiamato ad insegnare a tale e quale. Però devo dire che la televisione, appunto, con Carlo Conti e tale e quale, ma anche lavorare con il teatro. Mi sono serviti a crescere e secondo me anche un bel po' ad alleggerirmi. E parlando appunto di live, qual è la sensazione che a volte anche i tuoi colleghi importanti, non importanti, parliamo di che quando salgono sul palco, inizialmente mi dicono: ma chi me lo fa fare salire sul palco? Poi quando ti si apre il pubblico davanti, che sei salito sul palco, inizi con le prime note, inizialmente senti un pubblico che è silenzioso, poi si anima. Canta, partecipa, appunto si emoziona, piange, ride. Qual è la tua sensazione che ti porti dall'inizio ad oggi e se quella emozione ancora non è cambiata? Ma non lo so, cioè
Dal vivo, anche lì devo ringraziare il teatro, perché quando hai la possibilità di esibirti nei teatri e portare in giro lo stesso spettacolo, lì ti rendi conto che il pubblico è parte integrante dello show. Il loro modo di interagire, che sembra che differisca poco da sera a sera, invece no. Invece, in un certo senso, se ascolti, oltre ad esibirti, ascolti anche e osservi le persone che ti sono davanti, diventa un interplaying, diventa una sorta di cooperazione. Quando tu scendi anche dal palco, che li incontri le persone, che li vedi con quegli occhi felici, a volte emozionati, a volte tristi, a volte allegri, però ti guardano, ti sorridono e a volte non ti fanno neanche la domanda, ma tu col tuo la piccola risposta ti accorgi che li hai resi felici. Quale sensazione provi in quel caso? Allora, stiamo parlando di fare musica o del fatto di essere. Quando tu esci dal palco, chiaramente tu incontri il pubblico, i fan che ti Sì, ascoltano. ma sì, io nel senso cerco di. Chiaramente, allora, c'è il pubblico che ti viene a vedere dal vivo e c'è il pubblico magari che ti riconosce per strada perché ti ha visto lavorare in televisione. Ci sono varie cose. Io nel senso cerco di essere normale e magari se quel giorno, a volte capita, sono un po' acido e mi girano, come si dice, gli zebedei, cerco di essere gentile, a volte ci riesco di più, a volte ci riesco di meno. Comunque essere riconosciuti, essere apprezzati o il fatto che ti chiedano una foto col telefonino, perché quando io ho cominciato negli anni 90 ti chiedevano l'autografo. Ora gli autografi praticamente non esistono più e comunque fa piacere, cioè nel senso fa piacere essere riconosciuti, fa piacere essere apprezzati. A livello musicale, appunto, tu spazi nel mondo, non fai un solo stile, perché tu sai tanti stili, e a volte mi hai detto che fai anche canzoni di altri artisti, ma che in realtà non fai, ma le interpreti, gli dai una tua immagine, una tua visione, che in quel momento, ti fa piacere risuonarle. No, assolutamente, cioè se a me mi diverto, ripeto, e mi emoziono a, che ne so, a cantare Pino Daniele, mi diverto anche a cantare Julio Iglesias, che io a volte non ci penso, ma quando avevo 4 anni stavo spesso a casa di mia nonna. Mia nonna aveva tutti i 45 giri di Julio Iglesias e io avevo un mangiadischi che, te sei più giovane, ma era una scatola che mangiava, ingoiava i dischi 45 giri e io avevo, non avevo, era anche un gioco il fatto di mettere il disco e ascoltarlo. Quindi fatto sta che poi da bambini si è molto più bravi con la memoria, no? Ci ricordiamo un po'. E le canzoni, io sapevo tutte le canzoni, ora non me le ricordo, ma sapevo a memoria, non lo so, tante canzoni di Julio Iglesias. E ora delle volte mi diverto a fare Se mi lasci non vale con la chitarra, per una roba che. Perché poi la cosa veramente buffa è che queste canzoni che io ascoltavo nel 1974, ci sono dei ragazzi di 30 anni che le conoscono. Incredibile. Cioè, magari non conoscono la cosa uscita un anno fa. Però questa roba è come se ci fosse la memoria delle canzoni dei genitori, no? Che rimane nei bambini, che poi E crescono. c'è un momento in particolare che ti ricordi, che non parlando del futuro, perché chiaramente il futuro deve venire, ma del passato che ti ha lasciato un live che ti ha lasciato più emozioni rispetto a tanti altri, perché quel giorno è stato proprio perfetto, perché avevi davanti un pubblico perfetto, tu ti sentivi in armonia con chi ci avevi davanti e quell'energia che ti hanno trasmesso ti ha permesso di rendere, cioè essere una giornata cosiddetta perfetta. Allora, devo essere sincero, cioè,
Ce ne sono di occasioni bellissime, ce ne sono e ce ne saranno. Devo dire però che mentre mi facevi la domanda ho pensato alla radice di questa emozione. E la radice di questa emozione, che è quella da cui è scaturito il tutto, era in un concerto di Sergio Caputo, dove io ovviamente facevo da corista. Eravamo a Castiglioncello, quindi vicino a casa mia, in provincia di Livorno, e Sergio mi dette la chitarra a me, perché lui in quella serata lui era in acustico, però io ero andato a vederlo appunto perché era vicino a casa mia. Lui mi dette la chitarra e al pubblico dice: "Dovete sentire che voce c'ha questo ragazzo, prendemi dalla chitarra." E io faccio una così da 0 a 0, faccio una cover di Bob Marley e lui applausi, io emozionatissimo perché 24 anni di fronte al suo pubblico, nel senso che gli ridò la chitarra e no, e no, e lui mi ridà la chitarra e mi dice: "Dai, allora faccio sentire un pezzo tuo." E io lì mi sono non so perché io avevo dei grossi problemi prima, un grosso potere a far sentire le mie canzoni all'inizio. Quella sera io per la prima volta dal vivo ho fatto ascoltare in un teatro all'aperto d'estate, comunque c'era un bel po' di gente, una cosa mia che ovviamente non avevo ancora depositato SIAE. E c'è stato un applauso ancora prima che finissi la canzone, cioè non aveva ancora finito, era già scattato un applauso dopo circa un minuto, una roba così. E quella cosa per me, che avevo molto pudore a far sentire le mie prime canzoni, è stata veramente nella testa lì qualcosa mi ha detto: "No, aspetta un po', allora non scrivi delle cose che non possono piacere", perché e lì quello forse è stato il momento più importante. Dopo il quale è arrivato tutto, anche se X Factor dopo è arrivato con tanto, nel senso, dopo tanti anni, però se non ci, quel momento è proprio ha sprigionato, diciamo, come la potrei definire, la fiducia artistica. E a questo punto questo brano fa parte di un disco imminente, No, questo comunque. brano non è in nessun, si chiama Dio cerca, sì. Ah, e invece questo brano, l'ultimo brano, farà parte di un disco, di un EP, di un LP. Il Cammino dell'Amor farà parte del protagonista, il mio LP che esce il 10 giugno, 10-12, ora non mi ricordo esattamente la data perché devo ancora definirla con l'ufficio stampa, con l'etichetta, scusami. Possiamo spoilerare l'idea della copertina come sarà, oppure è ancora in elaborazione? No, la copertina è pronta, ma non la possiamo spoilerare. Perfetto. E invece sarà in formato soltanto digitale o anche in formato fisico? Sarà anche in formato fisico che lo venderò io direttamente online e ai miei concerti. E sarà in formato CD o LP? O CD, musicassetta, assolutamente. No, 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 CD. quindi CD. Quindi allora noi ci metteremo in attesa del 10 giugno per poterlo poi ordinare. E Bravo, bravo. ci metteremo. A questo punto, Dardo, noi ti ringraziamo per essere stato ospite. Poi ci hai raccontato un pochettino, ma un po' la domanda alla Marzullo. Le canzoni sono una piccola fantasia, un piccolo sogno, oppure sono frammenti di vita quotidiana. Solo tu, è tutto mescolato. È tutto mescolato. Quindi, in un C'è tutto, mare c'è tutto, c'è tutto. c'è tutto, quindi in un mare di suoni c'è sempre l'armonia giusta in questo deserto. C'è sempre una piccola nota da trovare per poter creare una canzone. Assolutamente, assolutamente. Allora, noi ti ringraziamo, ci mancano gli indirizzi dove poterti raggiungere per poi poter ordinare il disco e i saluti finali. D'accordo, allora, grazie a tutti, a 7.
Studio 7 per l'intervista, grazie. Grazie a te e un bacio a tutti quanti e seguitemi e ascoltate la mia musica. Ciao. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Lo sguardo ferito, di qui alla fine a un passo, sul tuo sguardo ferito.